I programmi di Radio Mater proseguono, va ora in onda Le Virtù Cristiane, vivere il battesimo tra grazia e libertà, a cura del diacono Luca Lucchini, fondatore e responsabile del movimento ecclesiale cattolico I Servi Inutili del Buon Pastore. Augurando a tutti buon ascolto, la parola al diacono Luca. Carissimi amici, fratelli e sorelle in ascolto sulle frequenze di Radio Mater, buona serata, ben ritrovati a tutti voi ed è sempre una gioia poterci incontrare nel nome di Gesù e di Maria Santissima come nelle nostre frequenze di Radio Mater. Questa giornata, questo incontro che noi stiamo vivendo, ci vedrete anche per i temi che tratteremo, ci inserisce, ci aiuterà davvero ad inserirci nella settimana santa, nel Triduo Pasquale. Sì, perché questa sera, carissimi, come avevo anticipato la volta scorsa, parleremo della spiritualità della coinonia o spiritualità della comunione che prende le mosse dalla grande virtù della carità che abbiamo finito così di osservare la volta scorsa. Per fare questo partiamo dalla parola di Dio e in particolare dal Vangelo di Giovanni al capitolo 17 e la grande preghiera di Gesù prima delle terribili ore della Passione. E allora ascoltiamo Gesù, a proposito quindi della comunione, come ebbe ad esprimersi. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità. E il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Questa preghiera, carissimi, di Gesù, che l'Apostolo Giovanni, dicevamo, pone nel 17° capitolo del suo Vangelo e che inserisce immediatamente prima delle tremende ore della Passione, contiene, possiamo dire, l'anelito, il desiderio estremo di Cristo che chiaramente, palesemente, disvela, rivela la missione affidatagli dal Padre e conseguentemente i motivi profondi della creazione dell'uomo e della redenzione attuata da parte di Dio, cioè la comunione d'amore. Quindi questo tema che affronteremo da questa sera è costitutivo, fondante il cammino cristiano, è il cammino della perfezione cristiana, è il cammino della santità che ognuno di noi è chiamato a vivere in virtù proprio del battesimo. Ed è questo tema che iniziamo a trattare questa sera, vedete, legatissimo con la settimana santa che stiamo vivendo e con il Triduo Pasquale. Proprio perché questo discorso, ripetiamolo, ribadiamolo, Gesù lo ha fatto, dice l'Apostolo Giovanni, poco prima di quelle terribili ore della Passione. Guardate anche cosa afferma il Magistero
della Chiesa Cattolica, per voce della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e la Società di Vita Apostolica, perché la comunione riguarda tutti i cristiani, ma soprattutto anche gli ordini religiosi, i presbiteri, cioè i sacerdoti, i presbiteri diocesani, quindi i sacerdoti in comunione col vescovo. E sono i primi che devono dare questa grande testimonianza di vivere, saper vivere la comunione. Ebbene, il Magistero dice che creando l'essere umano a propria immagine e somiglianza, Dio lo ha creato per la comunione. Ricordiamo queste espressioni, carissimi, perché riguardano tutti noi. Creando l'essere umano a propria immagine e somiglianza, Dio lo ha creato per la comunione. Il Dio creatore che si è rivelato come amore Trinità, comunione, perché Dio in se stesse, carissimi, è una persona in tre persone, lo sappiamo il mistero della Trinità, quindi vive in se stesso nella comunione d'amore, il Padre con il Figlio, legati da questa comunione d'amore che è lo Spirito Santo. Per cui, ricontinuiamo questa espressione del Magistero, il Dio creatore che si è rivelato come amore Trinità, comunione, ha chiamato l'uomo a entrare in intimo rapporto con lui e alla comunione interpersonale, cioè alla fraternità universale. E qui c'è, potremmo dire, anche un richiamo a San Francesco, io che vi parlo d'Assisi, no? Che sapete è considerato, è stimato il fratello universale. Questa, dice il Magistero, è la più alta vocazione dell'uomo, entrare in comunione con Dio e con gli altri uomini, suoi fratelli. Carissimi, teniamo ben chiaro questi concetti, se ci stimiamo cattolici e cattolici praticanti, perché fuori della comunione d'amore con Dio e tra i fratelli, non può esserci cammino cristiano. Noi non siamo stati creati come delle monadi isolate, ma sappiamo che l'uomo è un essere relazionale, uno in relazione con l'altro, e soprattutto questo avviene nel corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, che vive anch'essa al suo interno la comunione. E allora è proprio a partire da questa angolazione dell'amore, comunione in Dio Trinità, in cui Dio ha creato anche l'uomo, osserveremo quindi più intimamente uno degli elementi fondamentali, indispensabili per la vita di ogni battezzato, quello appunto della comunione. E spero di poterlo fare in maniera chiara, in maniera esaustiva, per aiutarvi a comprendere quanto è importante questo aspetto della vita cristiana, perché la comunione è ontologica alle virtù cristiane che stiamo trattando, perché, e in particolare abbiamo detto alla carità, ma perché è ontologica al battesimo. Quando noi, consepolti nella morte di Cristo, moriamo al peccato e riceviamo la vita innestati, l'abbiamo detto tante volte, nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, figli nel Figlio, figli nel Padre. Per cui ribadisco e mi ripeto, perdonatemi, dobbiamo comprendere quanto è importante sentire, percepire in noi la spiritualità della comunione. Dicevamo appunto della coinonia. Poi
Come sapete, se uno vuole riprendere, approfondire questi concetti, può trovarli nel mio ultimo volume che si intitola appunto Le virtù cristiane, vivere il battesimo tra grazia e libertà, che è edito dalle edizioni Porziuncola. Allora, noi sappiamo anche quella bellissima espressione di Gesù, no? La, della vite e dei tralci, quell'immagine straordinaria. E proprio la comunione può aiutarci a comprendere il fatto che noi siamo tralci di quell'unica vite. La comunione, inoltre, in senso compiutamente spirituale, è davvero, carissimi, una relazione, un legame strettissimo che unisce il Creatore, cioè Dio Padre, al proprio vincolo trinitario con il Figlio e lo Spirito Santo. È intrinseco proprio la comunione della realtà trinitaria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e che conseguentemente poi si riverbera, si spande anche sull'intimo rapporto che Dio vive con la creatura e nella creatura. Capite allora l'importanza del tema che iniziamo ad osservare insieme questa sera. A questo scopo, per chiarire ancora meglio il concetto della comunione, dobbiamo ricordare, proprio perché siamo nella Settimana Santa e quando vivremo queste giornate del Triduo Pasquale, se possibile ricordate, ricordiamo quanto sto per dirvi, perché ce lo ha detto il Santo Papa Giovanni Paolo II in una sua bellissima enciclica, Ut Unum Sint, siano una cosa sola, riprendendo appunto quei versetti della pericope di Giovanni che vi ho letto all'inizio, no? Perché siano perfetti nell'unità, perché siano come noi una cosa sola, ecco, una cosa sola, Ut Unum Sint. Lui, San Giovanni Paolo II, guardate al numero 9, scrive, e pensiamo quindi, ripeto, a questo nostro prossimo Triduo Pasquale. Gesù stesso, nell'ora della sua passione, ha pregato perché tutti siano una sola cosa. E richiama il capitolo 17 di Giovanni che vi ho letto all'inizio. Questa unità che il Signore ha donato alla sua Chiesa e nella quale Egli vuole abbracciare tutti, non è un accessorio, ma sta al centro stesso della sua opera. Permettetevi che vi rilegga questa espressione di San Giovanni Paolo II dalla Ut Unum Sint, perché, ripeto, stiamo parlando di un tema costitutivo della vita cristiana. E dobbiamo averlo ben chiaro, soprattutto, e ringraziamo il Signore per questa singolare coincidenza, che iniziamo a trattare questo tema proprio nella Settimana Santa. Questa unità che il Signore ha donato alla sua Chiesa e nella quale gli vuole abbracciare tutti, non è un accessorio, ma sta al centro stesso della sua opera. Né essa, cioè la comunione, equivale ad un attributo secondario della comunità dei suoi discepoli. Quindi possiamo dire un attributo primario, carissimi. E prosegue ancora San Giovanni Paolo II. Appartiene invece all'essere stesso di questa comunità. Dio vuole la Chiesa perché Egli vuole l'unità e nell'unità si esprime tutta la profondità della sua agape, dell'agape fraterna, della fraternità, dunque della comunione, carissimi. Allora, permettetemi, per aiutarci,
a comprendere meglio, intanto vedere da etimologicamente con il termine comunione che cosa significhiamo. Intanto comunione deriva dal latino communis, che sappiamo vuole dire comune, che a sua volta, sempre dal latino, deriva da cum e munis, che ancora deriva dal greco koinos, koinonia, comunione. Quindi sappiamo, quando sentiamo teologi cattolici parlare di koinonia, a che cosa si riferiscono? Alla comunione. E quindi, quando parliamo del termine comunione, proprio come nel linguaggio religioso, noi caratterizziamo quel vincolo spirituale fra gli uomini e Dio, oppure degli uomini tra di loro, che esprime proprio il vincolo che lega insieme i fedeli nella Chiesa universale, dunque nella Chiesa cattolica, sappiamo che cattolica, catholicos vuol dire universale, come corpo di Cristo. Quindi, guardando questi concetti, alla luce della parola e degli insegnamenti anche dei padri della Chiesa, ci ricorda sempre il Magistero, questa volta la Congregazione per la Dottrina della Fede, che la comunione implica sempre una duplice dimensione, verticale, cioè la comunione con Dio, ed orizzontale, la comunione tra gli uomini. Continua la Congregazione per la Dottrina della Fede. È essenziale alla visione cristiana della comunione riconoscerla innanzitutto come dono di Dio, come frutto dell'iniziativa divina compiuta nel mistero pasquale. Quindi guardate che bella questa coincidenza di iniziare a trattare della comunione proprio, dicevo, nella Settimana Santa. È dono di Dio, dice il Magistero, la comunione, frutto dell'iniziativa divina compiuta nel mistero pasquale. La nuova relazione tra l'uomo e Dio, stabilita in Cristo e comunicata nei sacramenti, prosegue il Magistero, si estende anche ad una nuova relazione tra gli uomini, degli uomini tra di loro. E allora, carissimi, parlavamo che ci viene comunicata anche nei sacramenti, no? Noi sappiamo che il sacramento dell'Eucaristia è detta anche appunto comunione. Noi diciamo così nel linguaggio ormai universale, vado a fare la comunione quando andiamo a ricevere le sacre specie eucaristiche nella Santa Messa. Ecco, a questo punto vorrei lasciarvi così una prima domanda, quasi fosse, perché lo faccio spesso anche per me, un esame di coscienza, no? Quando io vado a ricevere Gesù in sacramento, appunto nell'Eucaristia, nella comunione, mi domando mai con chi sto facendo in quel momento la comunione? Se per caso penso di farla solo tra me e il mio Dio, e sarebbe un errore madornale, perdonatemi. Quando io mi comunico al corpo e al sangue di Cristo e mi immergo nel mistero della comunione d'amore della Trinità, nella Chiesa, mai fuori di essa, lo abbiamo detto tante volte, come faccio a compiere una comunione solo pensando di farla tra me e il mio Dio, senza mettere in quella comunione tutto il corpo di Cristo, che è la Chiesa, con tutti i battezzati? Dunque,
anche con chi in quel momento, per esempio, mi ha fatto soffrire, mi ha fatto del male, qualcuno con cui io ho qualcosa di rancore, di sofferenza, qualche livore intimo, no? Guai se noi non portassimo e non concepissimo, quando riceviamo il sacramento dell'Eucarestia, questa comunione. E questa comunione d'amore. Perdonatemi, a nulla varrebbe quella comunione. Il sacerdote ha una formula prima di comunicarsi, che dice sottovoce, ma che io che sono diacono l'ascolto, ma l'ascoltavo anche quando servivo la messa prima di essere diacono: la partecipazione al tuo corpo e al tuo sangue non sia per me giudizio, non costituisca per me un giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. E questo, carissimi, non è solo per i sacerdoti, ma è anche per ciascuno, ciascun battezzato che va all'altare a ricevere la comunione, quindi a ricevere l'Eucarestia. E su questo chiedo una prima breve stacco musicale alla nostra regia. Ecco, carissimi, riprendendo questa sera il nostro discorso sulla comunione, la comunione d'amore, la coinonia, quindi la spiritualità della comunione che abbiamo visto costitutiva proprio dell'esperienza cristiana, del cammino cristiano, ricordiamo che l'Evangelista Luca, prima abbiamo visto Giovanni con il grande discorso di Gesù, no, del capitolo 17 del suo Vangelo di Giovanni, anche Luca, nel presentarci la Chiesa degli albori, quindi agli inizi del suo cammino, ci spiega come l'elemento che distingueva proprio i primi cristiani, quelli proprio della Chiesa, come si dice, apostolica, fosse proprio un amore così grande per Dio e per i fratelli, che aveva proprio nella comunione il suo punto di forza. Ricordiamo cosa scrive Luca negli Atti degli Apostoli al quarto capitolo, al versetto 32. La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola. Ecco cos'è la comunione. E nessuno diceva sua proprietà, quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro
comune. Vedete? Siano una cosa sola, come i primi cristiani vivevano veramente questa esortazione di Gesù, questo anelito di Gesù. Però è importante, trattando di questo tema, anche farci una domanda che può sorgere davvero spontanea, e cioè quale valore, quale valenza può avere ancora per noi cristiani del terzo millennio proprio l'espressione avere un cuore solo e un'anima sola. E sorge quindi un'altra domanda spontanea. È sensato parlare oggi di spiritualità della comunione, quindi nel contesto in cui viviamo, nel contesto attuale, dominato, e vediamo, pensiamo alla guerra, anzi alle guerre, alle sopraffazioni di qualsiasi genere, alle violenze di qualsiasi genere. Quindi in questo contesto attuale, che è dominato da un esasperato egoismo soggettivista, cioè solo l'io funziona, espressione quindi più ampia anche di un individualismo così incontenibile ed eccessivo, a causa del quale possiamo dire ogni attenzione è attirata, è esclusivamente accentrata su noi stessi, così che quindi ogni altro ambito o situazione che non ci riguardi direttamente, che non riguardi noi direttamente, viene decisamente ignorato o trascurato, no? Pensiamo alla guerra, e noi preghiamo per la pace e la pace nel mondo, ma scusate, che pace possiamo chiedere al Signore quando, per esempio, noi uomini, io per primo che vi parlo, poi non siamo in pace con noi stessi? Come possiamo portare noi la pace nella nostra famiglia, ad esempio, nella nostra famiglia religiosa, se poi noi non siamo in pace con noi stessi? Ricordate quando il risorto appare agli apostoli, la prima volta senza Tommaso, la seconda con Tommaso? Qual è il saluto che Gesù rivolge, Gesù risorto? Pace a voi. La pace è la prima manifestazione di Cristo risorto. Ed ecco perché San Francesco salutava: il Signore ti dia pace, o il Signore vi dia pace. Quindi è lecito domandarci se oggi parlare di comunione ha senso. E io vi dico, carissimi, con la Chiesa, con il Vangelo, con la parola di Dio, certamente sì, perché il cammino della fede cristiana, della fede cattolica, infuso dello spirito che promana dagli insegnamenti di Cristo e dagli insegnamenti della Chiesa, Cristo e la Chiesa, mai fuori di essa, non mi stancherò di dirlo, è il solo che può formarci uomini veri, adulti, uomini maturi anche sul piano umano, e questo proprio attraverso una vita virtuosa che è stabilita nella grazia sacramentale. Allora diciamoci una cosa importantissima, che soprattutto per entrare nell'amore di Dio bisogna ricevere questo amore che è lo Spirito Santo,
e lo Spirito Santo a sua volta è il Signore della coinonia, cioè il Signore appunto della comunione. E carissimi, la vita nello Spirito Santo è la vita secondo Dio, perché è la vita di Dio, lo Spirito Santo. Permettetemi di ribadirlo ancora, prima a me e poi anche a voi che mi ascoltate. Per entrare nell'amore di Dio bisogna ricevere questo amore che è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo a sua volta è il Signore della comunione, il Signore della comunia, della il Signore della comunione, il Signore della coinonia. E la vita nello Spirito Santo è la vita secondo Dio, proprio perché è la vita di Dio, lo Spirito Santo. Allora vedete che è solo in quest'ottica di unione spirituale dell'umano, di noi esseri umani, con il divino, con Dio, quindi dell'immanente, dell'oggi con il trascendente, che si realizza e si compie la comunione che in Dio e nella Chiesa poi si propaga sensibilmente, facendoci acquisire una coscienza, un pensiero, un sentire comune, che nell'amore carità, ecco la virtù carità, ecco la virtù della carità, ed ecco perché ho inserito la coinonia, la spiritualità della comunione al termine dell'analisi sulla virtù della carità. Quell'amore riesce ad abbracciare il più possibile noi stessi e il prossimo. Allora, diciamoci ancora, carissimi, che è solo così, in comunione con Gesù Cristo, nella coscienza e nella conoscenza piena del suo messaggio salvifico, custodito e insegnato dalla Chiesa Cattolica, e in questi giorni vedremo il messaggio dell'amore che viene crocifisso, dell'amore che tende dalla croce, noi realizziamo naturalmente la comunione nella nostra vita, con uno sguardo che si proietta verso il prossimo, verso gli altri, percependo il prossimo, dunque l'altro, quale realmente è, cioè parte di noi stessi e di Dio, all'unisono. Così come nell'egual misura anche noi, ciascuno di noi, è parte di Dio e parte degli altri. Solo così, carissimi, noi davvero comprendiamo il senso profondo dell'insegnamento di Gesù, che ricordavamo poco fa, quando in termini assolutamente accessibili a tutti, con queste immagini plastiche che usava Gesù nel Vangelo, appunto affermava: io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Il tralcio staccato dalla vite, quindi dalla comunione con la pianta della vite, dissecca, muore. Ma quel tralcio che è innestato nella pianta della vite riceve la linfa che ricevono anche gli altri tralci, perché è in comunione, perché è innestato in quella vite. E in questo caso Gesù parla di se stesso.
Allora non è possibile, carissimi, e concludiamo ancora questo primo quest'altro breve intervento, non è possibile, capite, per un cristiano ignorare la vita di comunione, perché questa vita di comunione, questa coinonia è iscritta in noi dal Creatore. Quindi se non amo Dio, non posso amare il fratello che mi vive accanto, e di conseguenza se non amo il mio fratello e non lo rispetto, non sono per nulla in grado di amare il Signore. E su questo lascio ancora uno spazio alla regia, intanto anche per dare i numeri della diretta e vedere se c'è già qualcuno di voi che vuole intervenire. Grazie. Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Malta e sta andando in onda Le Virtù Cristiane, vivere il battesimo tra grazia e libertà, a cura del diacono Luca Lucchini, fondatore responsabile del Movimento Ecclesiale Cattolico, i servinuti del Buon Pastore. Dopo la sua esposizione apriamo le linee telefoniche, vi ricordiamo il numero della diretta che è 031 64 60 00. Per chi vuole mandare un messaggio il numero 331 7914 523 per l'email diretta @radiomater.org. Carissimi, allora, nell'eventualità che poi ci fossero vostri interventi, abbiamo ancora 5-7 minuti, proviamo a concludere questa sera questo discorso importante proprio sulla comunione, prendendo lo spunto e ripetendo ancora la frase di Gesù per comprendere meglio il suo insegnamento. Quando chiaramente Gesù diceva: io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto,
perché senza di me non potete fare nulla. Allora capiamo che se crediamo davvero in Gesù, se ci diciamo e ci stimiamo i suoi discepoli, non possiamo ignorare questo aspetto fondamentale della vita cristiana, che è la comunione. E così, anche per anticiparvi un po' quelli che saranno i prossimi incontri, sempre sulla coinonia, sempre sulla spiritualità della comunione, ho pensato che in questa analisi di farci orientare, anche seguire un po' quello che è stato il magistero di Giovanni Paolo II, di San Giovanni Paolo II soprattutto, nella lettera apostolica Novo Millennio in Eunte, scritta al termine del grande giubileo dell'anno 2000, quando dedicò e ha dedicato, anzi vi invito, scaricate questo documento anche da internet o lo trovate nelle librerie cattoliche, Novo Millennio in Eunte, quando in questo capitolo dedicato alla spiritualità della comunione, San Giovanni Paolo II esortava tutti i fedeli cattolici a vivere alle soglie del terzo millennio cristiano la grande sfida, ascoltate, di fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo. Capite? Come facciamo a stimarci anche devoti di San Giovanni Paolo II se ne ignoriamo il pensiero e se non ci impegniamo a vivere gli insegnamenti che i santi, dei quali noi diciamo essere devoti, hanno vissuto, le cose che ci hanno detto, che hanno scritto? E su questo Giovanni Paolo II ha dedicato l'enciclica, vi dicevo, Ut unum sint, siano una sola cosa, e poi questo capitolo intero sulla spiritualità della comunione è il numero 43 della lettera Novo Millennio in Eunte. Vedete come tutto il magistero, riprendendo Gesù nei Vangeli, abbiamo letto il Vangelo di Giovanni al capitolo 17, abbiamo letto adesso la vita ai tralci, Giovanni al capitolo 15, abbiamo ricordato Luca nel quarto capitolo degli Atti degli Apostoli, dove ci viene indicato l'importanza della comunione. Allora, prima poi di concludere, ricordiamo ancora questa frase di Giovanni Paolo II, carissima a Papa Francesco, quante pensate l'enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti. Io non so quanti di voi l'hanno letta. Proprio sulla fraternità universale, l'ha firmata, come sapete, qui ad Assisi, sulla tomba, sull'altare, sotto la tomba di San Francesco. Quanto questo tema è caro anche a Papa Francesco, ma è caro a tutti i pontefici, come era caro agli apostoli, come era caro ai padri della Chiesa, ai santi, perché, ripeto, è un tema costitutivo, dicevamo, della vita cristiana. Dio in se stesso, dicevamo, vive nella Trinità, nella comunione della Trinità, e ci crea nella comunione d'amore e in comunione con i fratelli. E allora ecco ancora questa frase di Giovanni Paolo II: fare della Chiesa la sfida, questa era, diceva, la sfida del terzo millennio cristiano, la grande sfida di fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo. E poi proseguiva spiegando l'importanza di questo essenziale elemento spirituale, al punto che asseriva San Giovanni Paolo II che anche in ogni ambito ecclesiale, nei gruppi, nelle parrocchie, nelle varie associazioni, eccetera,
prima, sentite, di programmare iniziative concrete, occorre promuovere una spiritualità della comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano, dove si educano i ministri dell'altare, quindi sacerdoti, diaconi e i vescovi, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità. Ecco, questo è il pensiero di San Giovanni Paolo II. Allora, carissimi, siamo giunti veramente al termine. Siamo nella Settimana Santa. E questa sera abbiamo, ripeto, iniziato ad analizzare questo tema costitutivo della vita cristiana, la comunione. E allora, come io faccio di solito, concludendo, desidero lasciarvi la benedizione del Signore. E questa sera vorrei farlo richiamando le alte espressioni della preghiera di Gesù contenuta nel 17° capitolo del Vangelo di Giovanni. Dicevamo, siamo in piena sintonia nella Settimana Santa, questa grande preghiera di Gesù che Giovanni appunto riporta nelle ore immediatamente prima la passione di Cristo, quelle tremende ore. E non possiamo ignorare, ripeto, la comunione d'amore che, in cui Dio ci ha creato costituiti e nella quale viviamo nella Chiesa. E allora vorrei chiedere per tutti e per ciascuno di noi che il Signore ci benedica e pregare con voi ancora questa preghiera di Gesù al Padre. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come ami me. Quindi, Signore, per intercessione di Maria, tua madre, noi ti chiediamo di farci comprendere questo tuo anelito, di realizzarlo nella nostra vita, la nostra vita divenga espressione della tua comunione d'amore con il Padre. Perché chi ci incontra possa davvero pensare che noi siamo tuoi testimoni da quell'amore e da quella comunione che viviamo non solo con te, come Padre, Figlio, Spirito Santo, ma anche con tutti e ciascuno dei nostri fratelli. E dunque, carissimi, per intercessione di Maria Santissima, la Madre del Verbo, la Madre dello Spirito Santo, quindi dello Spirito della Comunione, vi benedica Dio Onnipotente, voi, i vostri cari, le vostre famiglie, le vostre intenzioni, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, carissimi, io vi saluto caramente qui da Assisi, portiamoci e custodiamoci reciprocamente nella comunione di intenti come cattolici e come cristiani e nella preghiera in questa Santa Pasqua, e vi do appuntamento al prossimo mese di maggio, nel mese di Maria, dove continueremo a parlare della spiritualità della comunione. Grazie a tutti per l'ascolto, vi auguro una santa serata, delle sante festività pasquali. Viva Gesù!